Enzo Mauro in collegamento con noi. Ciao Enzo. Ciao. In attesa di vederti fra Buonasera. pochi minuti, avrai Ecco. tutta la scena, adesso la dividi con noi in questi minuti, abbiamo alcune domande da farti. La prima è: quando ho visto il tuo bellissimo documentario, che sono sicuro piacerà tantissimo al nostro pubblico, in cui ci sono molte testimonianze di protagonisti, D'Alema, Bersani, Bertinotti, Luciana Castellina, mi ha colpito una cosa che dice proprio Achille Occhetto, che ti ha detto: a sinistra bisogna guardarsi prima dai compagni che dagli avversari. Ecco, questa vocazione fratricida è proprio insuperabile, è proprio il marchio di fabbrica, o c'è un modo di uscirne? Ma bisogna pensare che allora 17, 18, 19, 20, 21 erano dei personaggi di grandissimo livello, di grande carattere. Pensiamo a Gramsci, pensiamo a Turati, a Bordiga, a Terracini, ma soprattutto costruiti nel ferro del fuoco delle lotte, delle battaglie per la tutela dei lavoratori e per le conquiste dei diritti. E poi pensiamo che il Novecento, che la sinistra ha attraversato in tutta la sua storia travagliata, è stato il secolo delle ideologie che trasformano le idee e le posizioni delle persone in atti di fede quasi religiosi. E allora chi si contrappone a questi atti di fede non è un avversario, ma è un eretico, è un peccatore e come tale va combattuto. La cosa stupefacente è che oggi, che non ci sono più le ideologie, c'è poca religione, c'è molta poca fede, rimangono questi contrasti, rimane questa dannazione della sinistra, questa vocazione a dividersi e a combattersi al suo interno. Ecco, una cosa è certa: un secolo fa la sinistra rappresentava gli interessi degli operai e in genere delle classi popolari. Perché oggi quella rappresentanza è passata, almeno in parte significativa, alle destre? Ma la prima risposta immediata alla tua domanda è che non c'è più la classe, non c'è più la coscienza di classe, perché è esploso il lavoro, è il lavoro che ha creato il socialismo. Il lavoro e la coscienza di classe hanno generato il socialismo e hanno fatto nascere il partito. Teniamo conto che quando è nato il padre del Partito Socialista, il Partito Operaio Italiano, che è nato 10 anni prima, voleva soltanto operai tra i suoi iscritti, non solo. Voleva soltanto operai manuali e diceva di essere un partito con la blusa, un partito con la tuta, Certo. proprio per una santificazione del lavoro. Adesso il lavoro è esploso, è andato in mille pezzi e la politica prova a rincorrerlo, ma è difficile rimetterlo insieme. Teniamo conto che un'altra conseguenza della crisi della globalizzazione è che le disuguaglianze sono diventate esclusioni e l'escluso tende a dare la colpa al sistema e addirittura purtroppo alla democrazia. Quando passa il pifferaio magico, che non si preoccupa di governare il paese, di rispondere al disorientamento delle persone, alla rabbia, ma promette di dare un calcio al tavolo e di rovesciarlo, la tentazione di andargli dietro per gli esclusi è molto forte. Poi col tavolo rovesciato non si organizza nulla e non Certo. si produce nulla, ma in quel momento sembra la soluzione. Senti Ezio, tu sei reduce da un viaggio, lo vedremo fra pochi minuti, in cui ti sei anche abbeverato a grandi storie, grandi personaggi, grandi ideali. Che impressione ti fa, adesso atterrando sull'attualità questa sera, una sinistra che per sopravvivere, ne parlavamo prima, è costretta ad allearsi con i Ciampolillo? Non è un bello spettacolo. Non è un bello spettacolo, non è la prima volta nel nostro paese, l'abbiamo sempre condannato come osservatori, rischia di separare i cittadini allontanandoli dalla politica. Diciamo che uscito Renzi non ci sono i voti. Conte ha provato a disegnare una cornice europeista, riformista, moderata e ha detto: chi si riconosce in questo disegno venga a governare con noi. La risposta non è stata una risposta politica di persone che si riconoscono in una prospettiva di questo tipo. È stata per il momento una risposta individuale, ma le risposte individuali vengono da persone che pensano a risolvere il loro destino, non a rispondere al destino del paese.
Detto questo, secondo te giovedì sarà un giorno delicatissimo che si vota la relazione sulla giustizia? La giustizia torna sempre, no? In questo paese come... No, saltano sempre i governi sulla giustizia. Sul tema della giustizia, incredibile. Tendono a saltare. Anche il governo con la Lega saltò uno dei motivi veri, era la giustizia. Secondo te cosa succederà giovedì? Sì, in base alla tua esperienza. La giustizia ha fatto saltare i governi e il sistema politico in passato, certo. Perché all'epoca di Mani Pulite è capitato semmai il contrario. Ma direi che per rispondere alla tua domanda servirebbe il pallottoliere, nel senso che bisogna capire o Conte trova una risposta politica e allora va avanti o con questo governo o rimpastando il governo o costruendone uno nuovo che sarebbe il suo terzo da Presidente del Consiglio, altrimenti salta e a questo punto si cercherà di mettere in piedi un nuovo governo, ma con una situazione molto invelenita, perché i contrasti di questi ultimi due mesi non sono facilmente risolvibili, la ruggine rimane e il rischio di elezioni è un rischio che esiste e noi quindi abbiamo di fronte, si parla tanto di crisi al buio, ma forse la vera oscurità non l'abbiamo ancora vista. Noi siamo davanti a un'operazione di massa col vaccino che può fermare finalmente il contagio e portarci al riparo. Siamo in dirittura d'arrivo con i 209 milioni che il governo Conte è riuscito a negoziare con l'Europa per il Recovery Fund. Abbiamo di fronte la prospettiva di una ricostruzione che nella memoria storica ha qualcosa di simile soltanto con l'azione di De Gasperi dopo la tragedia della guerra del fascismo. Stiamo attenti a non sprecare questa occasione. Grazie Ezio, grazie con te ci...